dalle discriminazioni ai diritti è lo slogan del rapporto UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Immigrazione, dossier statistico 2013, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, presentato oggi in contemporanea in tutte le regioni e le province autonome d'Italia. In Basilicata, data la concomitanza con la settimana elettorale, è stata scelta la città di Policoro come sede della presentazione e nella regione Basilicata all'inizio del 2013 gli stranieri residenti sono meno di 15.000. Lo 0,3% del totale nazionale, per un'incidenza sulla popolazione complessiva di appena il 2,6%, superiore in Italia solo a quelle di Sardegna e Puglia. Ai nostri microfoni il sindaco della città Roccoleone e il referente regionale IDOS Rocco Di Santo hanno parlato del fenomeno dell'immigrazione nella nostra regione. Molto molto importante per queste comunità, perché nonostante il grande senso di apertura che la nostra città mostra nei riguardi di questi fenomeni, comunque nascono poi di fatti dei sacchi di emarginazione importanti che diventano anche un problema dal punto di vista sociale. Chiaramente c'è da parte degli enti, delle istituzioni, un'attenzione simbolica verso questi problemi che non si traduce poi in fatti reali, perché tutti si interessano agli extracomunitari, agli immigrati, eccetera eccetera, però i comuni, le amministrazioni si trovano poi sprovvisti dal punto di vista pratico come interagire con queste comunità e che cosa fare, perché la situazione economica e sociale del nostro sud la conoscono tutti. Abbiamo emergenze con gli italiani, abbiamo emergenze con l'immigrazione, quindi ci vorrebbe che agli studi si arrivasse a dare delle soluzioni e quindi delle risposte reali a questa gente, insomma. Abbiamo una situazione in cui 17.000 stranieri vivono in Basilicata. Questo significa che dall'ultimo anno sono aumentate di circa 2.000 unità, da non confondere con i soggiornanti, che sono un dato registrato e un dato ufficiale. La stima che fa invece IDOS è di tutt'altra natura, perché tiene conto di coloro che periodicamente vivono in Basilicata, che sono in attesa di un soggiorno e che non rientrano ancora nelle statistiche ufficiali. È da considerare la forte presenza nel Metapontino, così come nel Vulture Melfese e nelle due città capoluogo, quindi Matera e Potenza. È un dato rilevante e quindi la nostra attenzione quest'oggi si focalizzerà proprio su queste due aree. Donato Di Stefano, presidente della CIA, invece ci ha spiegato l'immigrazione nel settore agricolo, mentre Mirela Bascia della Basilicata vista dagli immigrati. Lavoratori di questi, diciamo, addetti al nostro settore, però vorrei altrettanto confermare che si tratta del solo 5% complessivamente nel sistema paese dell'apporto di manodopera di stranieri, perché il 60% è dedito al settore dell'industria e il 24% è dedito al settore dei servizi. In ogni caso, per il Made in Italy, la conferma che viene anche dal lavoro che presentiamo oggi è oramai un punto fermo e un punto di riferimento. Senza i quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori stranieri che abbiamo in Italia, insediati nei punti più determinanti e anche nevralgici del nostro sistema produttivo, noi credo che stenteremo a confermare da un lato le attività e dall'altro lato il nostro Made in Italy, per cui c'è bisogno di politiche di integrazione, c'è bisogno di politiche di accoglienza, c'è bisogno di una politica e di misure adeguate per la formazione e soprattutto l'integrazione, perché dietro a ogni lavoratore c'è una famiglia e ci sono nuclei che devono coesistere e convivere con il nostro territorio e le nostre culture. Integrazione culturale degli stranieri nel nostro territorio, sia nel momento in cui loro vengono a prendere la lingua e cultura italiana, ma anche inserimento al lavoro. All'inizio chi viene nel nostro territorio con tutte le problematiche, sia di
di accoglienza, sia di integrarsi nel tessuto sociale. Una volta avendo un posto di lavoro, inserimento e lavoro e anche un apprendimento linguistico, cerca anche di essere, far parte della comunità. Insomma, parliamo della nostra regione, di Policoro come realtà, di un'integrazione da anni, degli stranieri che vivono qui sono residenti da più di 15 anni.